Griso, disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere. Tu sei sempre stato il mio fido. Sì, signore. T'ho sempre fatto del bene, per sua bontà. Di te mi posso fidare. Diavolo! Sto male, Griso. Me ne ero accorto. Se guarisco, ti farò del bene ancor più di quello che te n'ho fatto per il passato. Non voglio fidarmi d'altri che di te. Fammi un piacere, Griso. Comandi. Sai dove sta di casa il chiodo chirurgo? Lo so benissimo. È un galantuomo che, chi lo paga bene, tiene segreti gli ammalati. Va a chiamarlo. Digli che gli darò 4-6 scudi per visita. Di più, se di più ne chiede, ma che venga qui subito e fa la cosa bene che nessuno se ne avveda. Ben pensato, disse il Griso. Vo e torno subito. Senti, Griso, dammi prima un po' d'acqua. Mi sento un'arsione che non ne posso più. Oh, no, signore, rispose il Griso. Niente senza il parere del medico. Stia quieto, in 3 salti sono qui col chiodo. Così detto, uscì raccostando l'uscio. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava. Sente un rumor cupo nella stanza vicina. Vede presentarsi e venire avanti 2 logori e sudici vestiti rossi, 2 facce scomunicate, 2 monatti, in una parola. Vede mezza la faccia del Griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, rimane lì a spiare. Oh, traditore infame! Via, canaglia! Biondino! Carlotto! Aiuto! Sono assassinato! Grida Don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, l'afferra, ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto. «Tienilo bene, finché lo portiamo via!» disse il compagno andando verso uno scrigno. Il Griso entrò e si mise con colui a scassinare la serratura. «Scellerato!» urlò Don Rodrigo. «Lasciatemi ammazzar quell'infame!» «Sta buono, sta buono!» Tu dopo, ah, diavolo dell'inferno, possa ancora guarire, tienilo forte, diceva l'altro monatto, è fuori di sé. Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutto a un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora come incantato e ogni tanto si riscoteva o si lamentava. I monatti lo presero uno per i piedi e l'altro per le spalle e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prender la preda, quindi alzato il miserabile peso lo portarono via. Il Griso rimase a scegliere in fretta, fece di tutto un fagotto e se ne andò. Aveva bensì avuto cura di non toccar mai i monatti, di non lasciarsi toccare da loro, ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi vicino al letto i panni del padrone e li aveva scossi, senza pensare ad altro per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo che, mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi, gli s'abbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro sul quale spirò.